Prego. Un incontro importante come tutti gli incontri che parlano di etica di sport a partire dai bambini più piccoli. Noi come assessorato allo sport e alla scuola stiamo cercando di fare un percorso importante in questa direzione, oltre a coinvolgere fare fatti concreti, perché come dire, i valori dello sport si insegnano e si devono praticare sin da piccoli, con l'aiuto dei genitori. Dicevamo proprio oggi, i genitori spesso non aiutano in questa direzione, spesso soprattutto nel calcio sono i primi a fomentare, pertanto sotto quel punto di vista va fatto anche lì un grande lavoro. Noi in questa settimana siamo voluti andare con Felice Pulici e Sebino Nela, due campioni d'Italia con la Lazio e con la Roma, a visitare, a far visita appunto alle nostre scuole per parlare di valori dello sport. Campioni non solo in campo ma anche fuori, perché poi in campo lo si può essere perché la natura ti ha dotato di talenti particolari, ma fuori bisogna esserne capace ancora di più. Credo che ci sia bisogno di questo, soprattutto in vista del derby. Io mi auguro che oggi il derby sia un derby sereno. Abbiamo voluto ricordare le 15 persone morte durante, comunque, che sono andate in guerra durante la prima guerra mondiale, della Lazio e delle squadre che poi si saranno trasformate nella S Roma, per dire che la vita è anche fatta, cioè soprattutto fatta di priorità. Scontrarsi per un derby mi sembra davvero illogico e un po' folle. Mi auguro che sia un derby corretto e divertente in campo e soprattutto fuori, e che torni a essere quello dello sfottò, il tema principe. Senta, torno per un attimo sulla giornata di oggi, sulla la festa dell'etica. Ci sono tantissimi giovani nei campi, una grande festa, insomma, un bel messaggio, un bel segnale questo. Assolutamente sì, e deve continuare. Io amo ripetere che sogno una città con i bambini con le ginocchia sbucciate, che siano per strada, che si divertano, anche attraverso il grande lavoro delle isole pedonali che stiamo facendo, perché lo sport deve essere quello, soprattutto lo sport di squadra deve essere strumento di integrazione. Noi abbiamo lanciato pochi giorni fa una grandissima iniziativa che sta diventando un'iniziativa europea, che si chiama Calcio Solidale. Abbiamo messo insieme tutte le realtà che utilizzano il calcio come strumento di integrazione. E la cosa, diciamo, che fa riflettere, che tutto quel movimento, che alla fine riguarda migliaia di persone in questa città e ne sono certo anche in altre città d'Italia e d'Europa, è il fatto che tutto quel movimento, come dico io, costa un'unghia di Messi, e questo non va bene. Io credo che i grandi club debbano, a livello internazionale, debbano fare qualcosa di importante in questa direzione, destinando parte dei loro incassi a tutto questo, altrimenti insomma, non la vedo bene.